Bentornato nel mio canale. Auguro a te e alla tua famiglia una splendida giornata e un'anima rilassante. E oggi è domenica 3 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Ariete. Domenica felice con il partner e i puppi. La luna di fuoco la dice lunga, vi svegliate e riposate con tanta voglia di fare, non da soli però. Con il partner il dialogo scorre sereno e fluido, facile andare d'accordo con lui o lei che non vi mette i bastoni tra le ruote. Anche i vostri figli si svegliano di buon'ora, felici di partire subito per una delle ultime scampagnate d'autunno, prima che il tempo si guasti chiudendovi in casa. Mente locale sulle incombenze che vi aspettano e che avete trascurato volutamente, decisi a rilassarvi e a respirare a pieni polmoni, aria di bosco o di mare. Mai come ora che l'autunno ripropone i problemi dell'inquinamento, finalmente messo sotto la lente d'ingrandimento anche dai potenti della terra, vi rendete conto di quanto respirare sia importante e prezioso. Non per nulla gli Hindu lo chiamano prana, il soffio della vita che permea tutto l'universo. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanza in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Non siate oggi precipitosi, ponderate bene tutto quello che c'è da fare e fatelo, soprattutto, bene e con passione. Venere vi renderà luminosi, vero, ma non esagerate nell'evidenziarlo. Il corteggiamento di qualcuno che conoscete si farà evidente e non vi farà molto piacere, sarà meglio tenerlo a bada e lontano dalle vostre cose. Oggi cercherete l'aiuto di amici ma non lo troverete, non perdetevi d'animo e combattete senza risparmiarvi né le forze. Ce la farete anche da soli. Piccoli gesti d'amore potrebbero rendere la vostra storia d'amore meravigliosa. Solo chi sta vivendo una storia extra sarà bene che abbia la prudenza necessaria evitando che la fantasia galoppi oltre. Il partner vi trascura troppo e voi continuate a lamentarvi. Forse è giunta l'ora di metterlo di fronte ad una scelta. Non inseguite falsi miti. Imparate a valutare il prossimo per ciò che è senza farvi illusioni. Poche possibilità di rivedere una persona a voi cara oggi. Portate pazienza, in fondo qualche giorno passa in fretta. Non trascurare salute e aspetto fisico. Fai una dieta disintossicante. Sentirai bisogno di pace e di silenzio. Vai in un posto tranquillo. Vi state trascurando troppo, badate di non perdere il timone. Potreste essere molto attraenti ma dovete imparare a pensare più a voi stessi. Lasciate che gli altri possano commettere liberamente i propri errori e lasciateli vivere la loro vita. Le cose si possono esprimere in diversi modi, e voi dovete trovare quello giusto, che non ferisca i sentimenti di nessuno. I tempi non sono dalla vostra parte al momento, ma non dovete perdere la speranza, dovete continuare a lavorare affinché le cose cambino in vostro favore. Invece di uscire a far nulla, sarebbe meglio non accumulare del lavoro, per poi ritrovarselo a doverlo fare tutto insieme. Continuate ad essere un segno super favorito con un discreto gruppo di pianeti che rema a vostro favore, tra cui la Luna e Saturno tra Leone e Acquario. Per voi si prevede una giornata caratterizzata dagli incontri che saranno favoriti anche solo per coloro che vogliono recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i progetti ma senza troppe pretenziosità. Non è infatti il momento migliore per lanciarsi in nuove avventure o avanzare richieste. Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l'opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro. Avete preteso molto da voi stessi ed è tempo di godere di tutte le ottime recensioni ricevute. Per voi è molto importante ottenere l'apprezzamento altrui, che in questo periodo è davvero altissimo. Continuate pure su questa strada, ma non mancate di essere grati per i risultati ottenuti. Sicuramente incontrerete anche qualche critica, ma non dovrete darle troppo peso, altrimenti tornerete alle vecchie abitudini. Luna focosa e vitaiola in Leone, segno di fuoco in trigono al vostro e buona amica anche di Mercurio,
che nonostante l'opposizione vi sorride conciliante, ristabilendo un buon accordo tra voi e il mondo esterno. Solita discrepanza tra l'amicizia, caldeggiata da Giove in sestile, e l'amore per le persone più care, il partner, i figli. Vorreste averli tutti accanto, ma le condizioni esterne non consentono e anche se oggi non vi va di fare scelte vi tocca. Amore ed Eros, amici accondiscendenti nei confronti dei vostri eredi, effettivamente chiassosi e portati a fare dispetti. Sulle prime si può stare allo scherzo, ma se insistono diventano fastidiosi come zanzarine. Colpa dell'altro genitore, troppo molle e sempre accondiscendente, con certi tipetti occorre una mano forte, modello la vostra. Alle prese con pensieri e riflessioni, nati dalla necessità di una verifica, apparite un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Non siate in ansia per problemi immaginari. Marte in posizione disturbante dalla Bilancia, può darvi oggi qualche difficoltà di entrare in completa sintonia con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Riuscirete con il vostro garbo, la delicatezza, la forza di comprensione a limitare ogni danno. Lavoro e denaro, sport, escursioni, vita sociale, ecco i punti chiave della vostra odierna attività lavorativa. Se poi, per rimpolpare i risparmi, avete deciso di scambiare il turno con un collega o di svolgere del lavoro straordinario, sappiate che la giornata non sarà facile, ma decisamente remunerativa. Spese impreviste, oppure preventivate ma con costi così elevati, ogni volta che si sfodera il portafoglio è sempre una sorpresa. Potrete contare su una considerevole capacità di far valere le vostre convinzioni in ufficio, riuscendo a non creare disappunti. Sfruttate la situazione a vostro vantaggio. Forti del transito positivo di Saturno Aquario, voi, che siete gli entusiasti dello zodiaco, mieterete successi facendo valere la vostra mirabile eloquenza, specie se appartenete alla prima decade. Protetta dal favore della buona sorte l'area storico, umanistico, linguistica, se siete studenti. Qualche svogliatezza si avvertirà invece nell'area matematico, scientifica. Attenzione a mantenere buono il livello di concentrazione in discipline che richiedono un'applicazione costante. Chi studia lettere e filosofia, lingue e belle arti sosterrà esami a ripetizione, con poco sforzo. Ingegneria, economia, legge, fisica, chimica saranno invece le facoltà in cui bisognerà brigare e lavorare di più. Marte Bilancia e Plutone Capricorno continuano a restare ostili per i nati nella terza decade. Ma gli sforzi messi in campo, anche se adesso si suderà, verranno comunque ampiamente ricompensati. Benessere, in ottima forma, lo specchio vi rimanda una figura tonica e ben costruita, in parte dono di mamma natura, in parte degli allenamenti costanti a cui vi sottoponete, convinti che per una mente efficiente occorra anche un corpo elastico, libero nel movimento. Sguardo magnetico. Sì, anche in versione autunnale siete proprio pezzi da 90. Avete voglia di vivere di più all'aria aperta. Perché non dedicarsi per esempio alla coltivazione di un piccolo pezzo di terra, o andare a fare una gita in un bell'agriturismo? Per lei, considerazioni personali su un progetto a cui tenete molto ma che verrà a costare parecchio. Sì, fatti due conti realizzate di potercela fare, presa la decisione vi godete il weekend con maggiore piacere. Per lui, i figli costano, tempo, energia, denaro, non volete che manchi loro nulla, ma è difficile stabilire dove finisce il necessario e inizia il superfluo. Perché non crescano viziati figli di papà? Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.